cazzo vi guardate? Siamo partiti al bentornati a Tappeti Volanti. Naturalmente siamo su Low Life Radio e qui con noi stasera c'è Alessandro Vecchi. Finalmente mi avete fatto fare un programma, vi sono stato addosso per mesi e mezzo, sono stato la prima gruppi di messaggi, la prima gruppi di Low Life Radio. Che ha scritto un messaggio al Papi. È vicino al microfono, ricordatelo. Cioè, quindi ci seguono veramente live. E niente, sì, sono stato una gruppi senza aver fatto nessuna prestazione sessuale, ci tengo a ricordarlo. Per ora, anche se tra me e Carlo qualcosina di fisico c'è stato come attrazione. No, non è vero. E dopo cade, ce n'è tanto adesso. Beh, insomma, abbiamo voluto premiare la tua vicinanza alla radio, il tuo, insomma, la tua vicinanza a Carlo, alla radio, a tutti quanti. Abbiamo premiato il tuo X Factor, abbiamo visto in te qualcosa. Boh, vediamo stasera cosa ci fai vedere, insomma. Dai, Alle, vai. Cominciamo, ragazzi. Niente, ma tu mi hai detto di cercare un tema della serata. Il tema è come a scuola, tema libero, quando puoi dire quello che vuoi praticamente. E niente, ho fatto una cosa che spero non sia didascalica, spero di divertire anche un pochino gli amici di Low Life Radio. E niente, è una scelta che parte dalla fine degli anni 60 e arriva fino all'inizio degli anni 80. Vediamo se vi piace, cominciamo con un discone. Così vi acchiappo subito, qua ci sono anche i fan dei Doors, guardate. Qual è il lavoro sporco? Ah, metti sul disco, vai. Allora, mettiamo su la primissima composizione del buon Jumbo, quindi è Moonlight Drive. Devi sapere che nel 1965, fu proprio Jim Morrison a cantarla a Ray Manzarek, che è appunto l'organista dei Doors, e lo impressionò con questa canzone e quindi gli disse: va bene, puoi fare parte dei Doors. Questo è successo nel 1965. Allora cominciamo con Moonlight Drive, preceduta da un piccolissimo Horse Latitudes, perché i DJ veri prima mettono un po' di rumori prima dell'inizio della serata, e quindi pezzo d'avanguardia e poi Moonlight Drive. When the still sea conspires in armor, and her sullen and aborted currents breed tiny monsters, true sailing is dead. Awkward instant, and the first animal is jettisoned. Legs furiously pumping their stiff green gallop, and heads bob up, poise, delicate, pause, consent, in mute nostril agony, carefully the evening that the city
Let's swim to the moon. Let's climb through the tide. Penetrate the evening that the city sleeps to hide. Con queste parole l'hanno conquistato, ragazzi. I Doors hanno cominciato così. Ciao Berno e ciao Otello. Oggi vale tutto, eh. Saluti, aiuti dal pubblico, poi chiamerà mio papà. C'è anche il WhatsApp, c'è tutto. Cambiamo? Le hai bagnate. Prossimo pezzo? Cambiamo. Passiamo a George Harrison. Vorrei dare un pochino di risalto al povero George, che ha dovuto fare questo triplo disco che è stata una liberazione per lui, perché praticamente ha dichiarato di essere stato schiacciato dai Beatles per 10-12 anni. Una volta liberatosi di loro. Tra l'altro ha detto che è stato come se fosse costipato, che non è a livello di marketing non è una grandissima pubblicità che puoi fare un disco, perché se dici che sei costipato vuol dire che il disco... Però il disco è bello, io ho scelto un pezzo che si chiama Let It Down, e tra l'altro lui ha fatto questa copertina, vedete, si è messo seduto in mezzo a quattro nani, e questo è tutto dire, no? John Lennon l'ha presa male. È un chiaro riferimento agli amici che praticamente era lo scemoto dei Beatles. Dice, sì, aveva andato in India, poi ha fatto questo, ma non lo facevano mai cantare, poverino. Allora ci ha piantato un triplo disco. Facciamo Let It Down, 1970. È il Wall of Sound di Phil Spector. Sentite il Wall of Sound. Sitting on the chair, I
pezzona, eh? Ago, come siamo messi? Sto cercando di risolvere dei problemi tecnici. Sì, ma l'Hendrix è importante, però hai ascoltato almeno un pochino, hai pensato solo all'Hendrix. Eh? Gran pezzo, adoro. Grande pezzo, grande pezzo. Ascolta, alziamo un po' il tiro adesso. Vai. Alziamo un po' il tiro, ho parlato di King Crimson. Io sono un malato di... malato di progressive rock, infatti ho messo questi due pezzi qua solo per acchiappare il numeroso pubblico qua che è femminile soprattutto in questo tepore. L'altro volevo fare i complimenti per il tepore, no? Che c'è dentro questa vabbè, comunque ho parlato di King Crimson, che è del 71, vedete, è Island, e niente, qua si fa un po' più sul serio, ci sono delle composizioni abbastanza complicate ed è il mio genere preferito, dai, diciamolo, dai. Sei un po' nerd. Sì, sono un nerd. Dai, mettiamola su. Ho messo su Sailor's Tale, che sono i racconti del marinaio. Se chiudete gli occhi e bevete un po' di Hendrix, potete anche sentire le onde, quelle cose lì, insomma, del marinaio.
Cioè, concentrate sul barman. Ascoltate, io ho portato i Jethro Tull perché... li ho portati perché... A parte che mi piacciono molto. E poi volevo fare il figo anche con questo splendido artwork, vedete? Insomma, il disco degli anni 70, proprio degli anni 70, cioè non è che è degli anni 70, perché è proprio degli anni 70, quindi andava portato. Io ho portato... è degli anni 70? Ho portato Locomotive Breath. Questo qua è un concept su... Vabbè, praticamente questo sarebbe Ian Anderson, sulla difficoltà di vivere. È un concept sulla morte. Però il disco è molto, molto bello, molto, molto orecchiabile. No, è bello, è bello, è bello. Molto, molto orecchiabile. La mettiamo su subito ed è Locomotive Breath, 1971. Adesso parte.
sempre un piacere. Tu li hai visti a Modena? Modena. Io e il mio amico Enrico saltavamo in mezzo ai vecchietti. Un altro malato di prog, fatto bene. Allora, andiamo coi contrasti, perché allora un ragazzo sano e invece il prossimo non tanto sano. Sì, è il momento acustico, dai, ho portato il momento. Cosa sta succedendo? Ah, sta andando. Ho portato Nick Drake, tra tutta la scena folk, potevo portare tante cose, ho portato questo perché mi sembra abbastanza attuale come folk singer, è stato riscoperto da poco, a me piace molto e mi piace molto la sua tristezza e la sua poca sanità, come hai detto tu, era uno imbottito di antidepressivi e a me queste cose mi piacciono tanto, non lo so perché, mi piace. Qualche chicca su copertina, dilla, perché io non le so, no, le chicche. C'è una tazza, vedete, c'è anche un dente a forma di pagliaccio, ma penso che sia un po' lo specchio della sua anima, no? Era un personaggio molto oscuro, non riusciva a esibirsi in pubblico perché era timidissimo e ha avuto grosse difficoltà con l'establishment, col successo e quindi ha fatto una bruttissima fine. Solo voce e chitarra. Sì, non l'hanno capito, Pezzo che hai scelto? Io ho scelto Place to Be, che appunto racconta di quando stava bene, e purtroppo lo è stato per poco. When I was young, never saw the truth hanging from the door. And I will more see you face to face. And I will more gotta get a clean place. Just hand me down, give me a place to be. Strong in the sun, I thought I'd see when day was done. Now I'm weaker than the palest blue. Oh, so weak in this need. Place to be, Nick Drake, momento folk, triste, ci vuole un pezzettino. Il Berno sì, è molto amante di Nick Drake, sì. Beh, bello, Nick Drake e anche di Drake, il Berno, ascolta Nick Drake e Drake, uno dietro l'altro. Allora il prossimo è un disco che ti segna. ragazzi, ho portato il mio gruppo preferito. Praticamente sono immettibili, però li porto lo stesso. Sono i Genesis, insieme a un altro di Cogozzo, siamo gli unici under 30 che ascoltiamo i Genesis. Tutti gli altri fan hanno dai 65 agli 83 anni.
E niente, ho parlato Foxtrot, secondo me è uno dei loro lavori migliori. Ho cercato di portare una canzone abbastanza breve che condensasse un po' tutta la loro arte in pochi, pochi minuti, che poi comunque sono 6 o 7, perché meno di 6-7 minuti nel progressi, c'è Supper City che dura mezz'ora, 25 minuti, non ve, lo, ve la risparmio, però per questa volta qua, prossima volta, vediamo. Vi ciucciate Supper City. Ho parlato Ken Utility and the Coastliners, Foxtrot è del 1972, e questo è Peter Gabriel, vestito col vestito di sua moglie e una testa di volpe, se vi interessa, altrimenti questo è solamente uno con la testa di volpe. Cominciamo con Ken Utility and the Coastliners. The scattered pages of a book by the sea, held by the sand, washed by the waves, a shadow forms. Cast by a cloud, skimming by, as eyes of the past, but the rising tide absorbs them, effortlessly playing. They told of one who tired of all, singing praise him, praise him. We heed not flatterers, he cried, by our command. Waters retreat, show my power, halt at my feet, but the cause was lost, now cold winds blow. Far from the north, overcast, ranks advance, through the storm, accusing with rage and scorn. A smile, even though his hopes they dashed where offerings fell.
Sì, questo è il disco che hanno mamma e papà in soffitta, Foxtrot. E niente, pensate che nei Genesis il cantante è era Peter Gabriel, poi ha mollato, e il batterista era Phil Collins, quindi pensa che due personalità che potevano avere nello stesso gruppo. Brutta voce anche Phil Brutta Collins. Brutta voce, che dopo ha sostituito Peter Gabriel alla voce e io ho smesso di ascoltarli. Perché per me i Genesis finiscono nel 1974 con The Lamb Lies Down on Broadway. Poi non ci sono più i Genesis, però sono bravini lo stesso. Rimaniamo nel prog. Altro disco. L'ultimo, poi vi lascio stare questo prog, perché sennò veramente mi rinchiudete. Ho portato, i più grossi smanettoni del prog sono questi. C'è chi dice che il progressive rock sia una musica per far vedere quanto si è bravi tecnicamente. Effettivamente questi tre, che sono gli Emerson, Lake and Palmer, sono abbastanza sboroni, si può dire in radio, sboroni. Ma dai, nerdi. Nerdi, fanno vedere quanto sono bravi. Per esempio qui complicano una canzone abbastanza semplice che parla di uno sceriffo, infatti si chiama The Sheriff. I Shot the Sheriff o The Sheriff, la fanno diventare un casino incredibile perché sono gli Emerson, Lake and Palmer. Via. Con il prog. Vogliono far vedere che sono bravi. Un saloon non era così un saloon, ci hanno ricamato un po' troppo. Qui è arrivato anche Alberto Flori, l'etichetta Manticore. Alberto, l'etichetta che poi... Enrico. Scusa.
Invece che portare Hotel California, ho preso, grazie a Dio, ho portato One of These Nights, che forse, qui mi prendo le responsabilità di quello che dico, forse è un disco ancora più bello. Niente, ho portato la title track, pezzo strafamoso per alleggerire un pochino la tracklist. Gli botta, via. One of These Nights, Eagles, 1975 o 6.
temi più importanti. La radio felice non ci piace, quindi torniamo nel triste. Ma no, nel triste, nel robotico. Io non ho portato i Pink Floyd, non per gusti personali, ma per scelta. Penso che siano poi già stati abbastanza proposti. Però. Ho portato il progetto di Alan Parsons Project, puoi anche alzarmelo, iRobot. Questo qua era l'ingegnere del suono dei Pink Floyd, quindi ha rubato qualcosina durante Dark Side of the Moon. Ha prodotto i Beatles, perché ha prodotto Let It Be, ha prodotto Hey Jude. È un disco del 77, io ho portato un paio di pezzi. Il primo è Nucleus e poi Day After Day. Se vuoi andare, c'è un inizio abbastanza rumoristico e la seconda parte è super floydiana.
stavano dicendo? Grande acquisto al Fantacalcio, Alessandro Vecchi, quest'anno, firma per noi. Puntata calda, oltre che free. Calda, dico. Ma io sono qui comunque perché è un buco, perché domani sono a Berlino e dove venerdì sono a Londra allo Square Stands. Quindi è un buco stasera, sono venuto così. Low Life Radio nel Campanon, meglio di Berlino perché... Fa culo! Si dico il palletto. Allora, se nel 77 succede qualcosa nel 77, cosa c'è nel 77? C'è il punk. Il punk è distruggere, disintegrare, scatarrare, vestirsi male, giacche di pelle, tutto quanto. Questi punk l'avrebbero preso, cartocciato, buttato in un cestino e forse anche bruciato. E quindi niente, volevo portare le due cose del 77. Il prima, che è questo ancora legato ai classiconi, ai Pink Floyd, ai Genesis. E qua cambiamo assolutamente genere. Ho portato Television, ho portato questa pietra miliare, sono gli inventori praticamente della New Wave, Marky Moon. Volevo cioccarvi anche qua la super suite di 10 minuti, però la prossima volta se mi invitate la mettiamo. Adesso per questa... questi qua praticamente hanno questo che è Tom Verlaine, questo tipo è maciato che potrei essere io con i capelli più corti così, ma un po' reinventato anche il modo di suonare la chitarra, sembra quasi un sitar, quindi sì il papà dell'indie e il papà di tante cose, quindi andiamo, sentiamola, un pezzo un po' acido, il cantato non è facilissimo all'ascolto, spero vi piaccia, con i Television. È il 1977, il pezzo è Prove It e l'album è Marky Moon. Thank you.
Television. Poche parole per descriverli, ho già detto tanto. Per me è un disco spaventoso per l'influenza che ha avuto poi più avanti in tutti i gruppi anni 80, 90, 2000, 2010. E niente. Dai, andiamo avanti. Il prossimo è la tua scommessa. Il prossimo è la mia scommessa. Allora, c'è un aneddoto. Ce ne sono 7000 di aneddoti. Allora, il primo, dov'è? Visto che è arrivata la mia ragazza, ma è andata via. Questo è l'unico disco che riesce a svegliarla. Cioè, lei è 9:15, 10:15 dorme. Questo è stato l'unico disco che l'ha svegliata. È stato il terremoto, lei non ha fatto una piega. Con questo lei si è svegliata. Ha detto, mamma che ansia, ma cos'è sta roba? Quindi deve essere veramente pesante. È stata l'unica cosa che l'ha svegliata in tanti anni di convivenza. E niente, io cercavo della New Wave, sono entrato in questa bottega, mi hanno venduto Elton Motello. È un disco che probabilmente non conosce nemmeno Elton Motello, cioè loro non pensano di averlo fatto. Cercavano di nascondersi, sì, in un angolo di una stanza. È un disco di elettro, io cercavo della New Wave, mi hanno venduto questo elettro pop, ce l'aveva su, quindi io l'ho preso perché ho sentito un paio di pezzi clamorosi e sono contento dell'acquisto alla fine. Quindi, ma sì, da Birmingham ho provato a cercare qualche informazione, ma la pagina di Wikipedia è solo in inglese, quindi quando è solo in inglese vuol dire che sei veramente di nicchia, perché per esempio questo è solo for promo use only, not for sale, quindi non si può vendere, io ce l'ho e quindi è stato venduto. Qua ci sono delle, non so, dollari penso. Vabbè, comunque io ho scelto Elton Motello che ci prende la mano verso gli anni 80, questo è un disco degli 80, e ho portato 20th Century Fox, secondo me è un pezzo spaventoso. La mia scommessa è portare gli Elton Motello a Guastalla, quindi nella top 5 di Guastalla che ci siano gli Elton Motello. Vai! Well, I'm a
Questi erano gli Elton Motello, che non è Elvis Costello, non è Elton John, ma è Elton Motello. Ricordateveli perché faranno successo. Sono di 40 anni fa, spero. Adesso c'è da 60 anni Elton Motello. Mi devono qualche provvigione. Niente, spero vi sia piaciuto, era la mia scommessa della serata, gli altri sono tutte più, sono tutte abbastanza pippe. Sono, no, no, sono pietre miliari, sono pietre miliari, a partire da questi due. Questi sono i Soft Cell ed è sicuramente il disco più omosessuale della mia collezione. Questi due sono i Soft Cell. 10-15 milioni di dischi venduti, sono quelli di Tainted Love e via discorrendo. E niente, questo è un disco che uno deve avere a che fare con questo disco se ama l'elettropop, se è un DJ, se ama la musica elettronica o il techno, o la techno come Carlo. Spero che abbia a che fare con questo disco, perché è veramente una bomba ed è ancora un disco molto piacevole, nonostante sia del 1981. Il pezzo è Chips on My Shoulder e fa così. Si balla, dai. Woo!
Attuale allora o no? Sembra chips on my shoulder. Chips on my shoulder. Chips. C'ho la fila di cocktail uno dietro l'altro. Ci vuole il numero come dal fornaio. Siamo in fine anni 80. Adesso abbiamo. Che roba. Allora andiamo. No, dai. Non era programmato questo, però. Loro sono questi qua, sono questi qua loro. $70 miliardi di milioni di copie vendute, però non c'era solo questa. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive. Into the heart of me, the love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn again. Mi sono lasciato andare al pop anni 80, scusatemi, non succederà mai più che ho mosso le spalle anche, non si può ballare allo live, solo pezzi di nicchia. Quindi proseguiamo con i pezzi di nicchia. Non ho portato i Talking Heads, ma ho portato il suo cantante, che è David Byrne. Ed è questa, è una colonna sonora dell'81, vedete? È veramente un disco fighissimo, anche qua ne ho scelta una a caso, perché è veramente bello, bello, bello. Sono The Catherine Well, ed è un'operetta, un'operetta di teatro di Twyla Tarp. Mettete sul pezzo, che è figo. Però non è questo. Non è questo. Non è, è questo. È questo. E alziamo un po' anche, per favore.
questo pezzo non si shazamma. Secondo voi, ragazzi, vi porto i pezzi che si shazammano? Ma non esiste neanche nella musica. Questo qua è stato creato apposta per me. Che si chiama Big Business. Adesso sentirete David Byrne che entra. Si richiama un po' a Remaining Light dei Talking Heads, Fear of Music. Siamo su quella scena lì, via. Stop talking. Help us get ready. Era David Byrne, l'avete shazamato? L'ha portato apposta, secondo te, parla su Shazam, dai, Ago, ha portato le nicchie. Nuove generazioni, non sanno neanche dove sono. Ma questo non è una nicchia, questi sono i Simple Minds, è un disco, questi sono gli anni 80, questo è New Gold Dream 81, 82, 83, 84, questa è una pietra miliare degli anni 80, quindi, boh, anche qui sono andato un po' a caso. Potevo scegliere Somebody I'd Like You, Someone, comunque ho scelto questa qua, Hunter and the Hunted, che è il cacciatore e il cacciato, ok? Con un mitico Herbie Hancock alla tastiera che introduce, quindi insomma non l'ultimo arrivato, Ago, come tu ben sai. Cominciamo? Questa qua picchia, alziamo, questa qua picchia. Vai che c'è il basso qua che è una roba. Qua dovete. Ho fatto una cagata, scusate. Volevo dire una cosa. Sì, volevo parlare del suono. Sentite che è in celofanato. Alza però. Il suono del cantante in celofanato. In celofanato. È vero, scusami, Ago. Adesso mi parcheggio, metti la musica. You'll see me as I'm holding up and
Ce n'ha tanta, questo disco, tra cui questa che avrete sentito nelle vostre notti brave, rifatta dai Datu, Usura e Datura. Senti che roba.
Siamo entrati in un loop di paranoia anni 80 da cui sarà difficilissimo uscire. È proprio vero che non si esce lì. Non riesco. Ti hai mai presentato come un selezionatore di musica prog, ho portato i Genesis, i King Crimson. Ci siamo arenati negli anni 80 e non riusciamo più a uscirne. Ci aspettavo la serata nera. Ci siamo arenati. E allora continuiamo con gli anni 80, cosa dici? No way of knowing, falling leaves in the wind.
ricominciamo da dove abbiamo iniziato. Spegnendo Baglioni. Quindi ritorniamo dai Doors e chiudiamo tutto. Quando la musica finisce, spegni le luci. Io volevo rovinarti la... Ma l'hai fatto partire. No, ringraziandoti. Cioè, ma l'ho studiato da 5 settimane questa chiusura. Cosa fai? Adesso la rifacciamo. Grazie per la puntata prima. Ma sì, ma grazie a voi, ma fai partire la musica, che dopo la facciamo. Lì. Yeah, come on. Adesso sei personalità, la tieni tutta. When the music's over, when the music's over, aperto. Ci vediamo domani sera. Dove siamo domani sera? When the personalità. Carlo, domani sera ci vediamo allo Sweet and Sour per la Sweet and Sour Night. Ce l'hai personalità? Dove siamo domani, Ago? Allo Sweet and Sour. E cosa facciamo? Mettiamo sui dischi con personalità. Ma i dischi, i dischi cazzuti? No, metto su della merda. Come al solito. Volevo dire che io ti farò il culo domani sera. Ah, sì? Sì. Quando tu cercherai di salire, ti tirerò giù. Allora, ragazzi, vediamo se domani sera Aghighi mi farà il culo allo Sweet. Grazie ad Ale, che ormai si è impadronito i tappeti volanti. E... serata pazzesca. Bravi, ragazzi. Fila via, mi cado, va. È normale che io ho messo tutti i dischi nelle copertine sbagliate. Cioè, c'ho un casino dentro la valigetta pazzesca. Grazie. Diventi impegnativo adesso. Cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials.
credentials to the house of detention. I got some friends inside. The face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends alive, she cried, waiting for me outside. Before I sing into the big sleeve, I want to hear the scream of the butterfly. Come back, baby, back into my arms. We're getting tired of hanging around. Waiting around with our heads to the ground. I hear a very gentle sound. Very near yet, very far. Very soft yet, very clear. Come today, what have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and ripped her and bit her. Stuck her with knives in the side of the dawn and tied her with fences and dragged her down. I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground. We want the world.